Io sono cresciuto con la musica rock da sempre, da quando avevo 13 anni, avevo anche una band che ho tirato su all'età di 16 anni, si chiamavano i Fireball, facevamo rock duro, io avevo i capelli lunghi, ero un metallaro e questa cosa non l'ho mai abbandonata, ho semplicemente aperto, diciamo, crescendo un po' più i miei orizzonti musicali, quindi sono passato ad ascoltare anche altri generi, ma c'è stato un periodo della mia vita in cui volevo ascoltare solo musica con accordi crunch sotto, molto pesante. E il rock mi ha sempre dato molta energia, parlo proprio di energia, è la musica più energetica che esista al mondo, non credo che ce ne sarà mai un altro uguale. Quando ho visto School of Rock, io già avevo visto il film, poi quando è venuto fuori il musical con le musiche di Weber sono andato a Londra a vederlo e ho detto l'unico italiano che può fare Jack Black in italiano è Lillo, ho pensato subito a lui, gliel'ho proposto, ho trovato subito grandissima voglia ed entusiasmo da parte sua e Lillo non poteva che essere School of Rock. Ovviamente mi ha spiazzato perché mi ha citato un film che io amo, che ho visto veramente 20 volte, quindi poi io ho detto oddio, ma io non sono un performer da musical, e lui mi ha detto vabbè, però vieni con me a Londra a vederlo. Sono andato con lui a Londra a vederlo, quando l'ho visto ho detto guarda, è uno spettacolo talmente bello che almeno ci devo provare, magari non ci riesco ma ci devo provare. Però devo dire che la passione che ho per questo testo, per queste musiche e tutto, mi sta dando un'energia che è bello ritrovare dopo tanti anni che fai questo mestiere, no? Insomma, mo cominciano a essere veramente tanti anni che sto sulle scene, e insomma, sentire questa energia che poi è quella anche che ti trasferiscono i ragazzi, per noi veterani, diciamo, è una bellissima cosa, sì. Avrete visto voi questo passo qua, uno che si gira e fa così, no, questo l'ho inventato io, per esempio. Lo fanno tutti ormai, l'avete visto mille volte, però l'ho inventato io, no, per dire insomma, chi sono come coreografo. L'idea di School of Rock nasce in seno al progetto dell'Accademia Sistina che ho lanciato 3 anni fa e che vuole fortemente contagiare le giovani generazioni con l'amore e la passione per il teatro musicale. E questi ragazzi li stiamo un po' perdendo, noi del teatro musicale, quindi vanno cresciuti, vanno sensibilizzati, loro e le loro famiglie, la risposta è enorme. E School of Rock è uno spettacolo totalmente fatto per loro, tant'è che noi come Teatro Sistina abbiamo pure lanciato un aiuto, una rete di salvataggio alle famiglie, perché capiamo la difficoltà di portare una famiglia intera a teatro, la babysitter, gli spostamenti, quindi la famiglia deve venire tutta a teatro, noi faremo pagare solo il prezzo ai genitori e i figli da 1 a 10 entrano insieme ai 2 genitori, quindi portate i vostri figli, fate questo regalo perché è un regalo a loro, noi non vogliamo nulla ma è un regalo che vogliamo fare a loro. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspettiamo tutti il 1° marzo a Sistina con School of Rock, ciao.